è che nei confronti dell'esposizione all'amianto per via dell'ingestione, come minimo il principio che va utilizzato è il principio di cautela. Tutti gli acquedotti italiani sono in amianto, tu lo sapevi? No. In Italia tutti gli acquedotti sono in amianto, lei lo sapeva? No, non lo sapevo proprio, mi sono andata altre domande. Lei lo sapeva che gli acquedotti italiani sono tutti in amianto? No. Tu lo sapevi che tutti gli acquedotti italiani sono in amianto? No, non lo sapevo. Lei lo sapeva? No. 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 Io sì. In parte. No, mi giunge nuova, veramente. No, parlo adesso, in questo momento. No, non lo sapevo, purtroppo l'ho scoperta adesso. Lo sapevo perché sono tubi costruiti negli anni 50 con l'amianto. I dati ufficiali, anche se non sono molto aggiornati, parlavano qualche tempo fa di 1650 chilometri per Bologna e il suo Interland. Questi 1650 credo che da quegli anni siano ridotti di pochissimo. Anche l'acquedotto di Bologna ha 1800 km di tubature in amianto, sì. In cemento amianto. Se per tu lo sapevi? No, tutti non lo sapevo. Sapevo dell'amianto, ma non tutti. No, non lo sapevo. No, non lo sapevo. Non lo sapevamo nessuno. No, questo non lo sapevo. So che le tubazioni sono in amianto, in tutti gli acquedotti. Sì, noi conosciamo questa evidenza, nel senso che sappiamo benissimo che le vecchie reti dell'area bolognese sono state posate fra gli anni 60 e 70, sono in cemento amianto. E quindi questa è un'evidenza, si parla di cifre variabili fra i 700 chilometri e i 1000 chilometri di rete idrica fatta in cemento amianto, quindi questo è un dato noto e conosciuto. Non ho mai letto che c'era in amianto l'acquedotto, a parte che credo che no, difficilmente lo informerebbero, visto che è in amianto. Gli anni 70 erano gli anni in cui nel mondo industrializzato, in particolar modo quindi anche in Italia, la produzione e il consumo di manufatti in amianto stava crescendo per raggiungere, diciamo, negli anni 80 il picco dell'utilizzo dell'amianto. E quindi sulla base di questi presupposti, negli anni 70, appunto, la produzione di tubature in cemento amianto ha rappresentato una importante fonte di business per chi lo produceva e per chi lo commercializzava. Non a caso l'NCI, che è il National Cancer Institute, che è il maggiore ente che studia i cancri a livello, forse a livello mondiale, che è a Washington, ha
ritenuto di dover considerare l'asbesto un carcinogeno che entra nel tessuto dei soggetti sia attraverso l'ingestione che attraverso l'inalazione. Quindi il principio di cautela nei confronti dell'asbesto ingerito è assolutamente doveroso. Adesso che sa che è in amianto, conta di fare qualcosa con l'amministrazione pubblica, con ERA? Oddio, se mi dovessero... Io con ERA sono una contribuente, cioè nel senso che ho ERA come in casa, come bollette, quindi direi che dovrebbe guardarci bene questa cosa. Molte che conosco così si sono ammalate, ma se sono andata là sono ammalate, da qualcosa deriverà, sicuramente. Poi non so, noi prendiamo l'acquedotto dal setta, quindi non so se è la stessa cosa, se la tubatura è la stessa. Sì, è la stessa tubatura che va in quindi... Ma sinceramente mi sembra che dove passa l'acqua il fatto che ci sia l'amianto non credo che sia un fatto molto positivo. Io penso che ci siano degli enti che debbano controllare, soprattutto l'ARPA, chi deve salvaguardare l'ambiente. Io penso che sia un problema che sia sentito da tutti, quindi ci saranno dei controlli e dovranno verificare se tutto questo dà dei problemi per la salute, perché la salute del cittadino deve essere ovviamente messa in primo piano di fronte a qualsiasi cosa. Noi lo sapevamo e abbiamo fatto un'interrogazione qualche settimana fa, alla quale ancora non abbiamo avuto risposta, in cui proprio chiediamo delle specifiche, quindi che ci dicano di questi 1700 chilometri, 1750, e dove, insomma, che ci facciano capire che hanno la situazione pienamente sotto controllo. Io mi auguro che verrà sostituito, adesso io non ho la possibilità è poi di dire che verrà sostituito, in quanto io soltanto noi con questo ordine del giorno abbiamo chiesto che comunque venga sostituito nei limiti del possibile. Adesso in quanto tempo ci sarà la sostituzione e quando avverrà, io purtroppo questo non lo posso dire, non lo posso sapere. Comunque è certo che nelle parti si inizierà in alcune parti ad iniziare la sostituzione dell'impianto. La valutazione del rischio deve essere una valutazione di tipo non statico ma dinamico. Un acquedotto in cemento amianto in condizioni ordinarie può non cedere nulla, può non cedere fibre d'amianto. Il problema non è la condizione ordinaria, è la condizione straordinaria che però diventa estremamente frequente, e cioè cosa succede quando c'è l'usura della tubazione, quando c'è la rottura, cosa succede durante un evento sismico? Quindi se abbiamo un approccio in termini di valutazione dinamica del rischio, la situazione è molto rischiosa. Se non c'è nessun piano dell'amministrazione per cambiare questo tipo di sistema, questo tipo di materiale? Io ritengo che a questo punto sia doverosa un'inchiesta e penso che la magistratura dovrà interessarsi di questa cosa, perché se
dovessero emergere problemi per la salute, a quel punto io penso che il Comune dovrà provvedere, no, era soprattutto, a sostituire tutte queste tubazioni. Più l'acqua del rubinetto. Molto semplice. Però è anche a uso, certo, che domestico, comunque è cancerogeno. Sì, lo so, però cioè, non c'è mai informato nessuno. Ma è vera questa storia? Cioè. Sì, sì, è vero. Però consideriamo che da quanto è stato fatto questo acquedotto? Anni 50. Gli anni 50, quindi penso che i sedimenti abbiano già anche fatto una camera tale per cui l'acqua passa anche abbastanza agevolmente senza portare lì. Quindi lei si fida? Mi fido perché l'ARPA sta controllando. È comodo dire che non è cancerogeno, però qui ci ammaliamo tutti, o per un motivo o per l'altro. Io credo che sia meglio evitare l'amianto. Credo che sia meglio evitarlo. Adesso che sai che le tubature sono in cemento amianto, conti di fare qualcosa a livello come cittadino? Sicuramente sì, perché io su queste cose mi muovo, cioè se si tratta di salute ci si muove. Però devo andare a cercare, capire se c'è qualcosa che si può fare in comune, perché uno comune nel senso insieme, perché uno da solo non fa niente. Io delle cose da solo ho già provato, ma da solo non si fa niente. L'unione fa la forza. Vi sono una serie di evidenze scientifiche che dimostrano che l'esposizione ad amianto per via inalatoria o respiratoria determina un eccesso di tumori, sia per quanto riguarda ovviamente il mesotelioma pleurico, ma anche per quanto riguarda il tumore della laringe e i tumori gastrointestinali. E quindi è assolutamente, mentre non è stato provata una sicura correlazione tra l'esposizione da ingestione all'amianto e il mesotelioma peritoneale è un quinto di tutti i mesoteliomi ed è correlato chiaramente all'esposizione da asbesto. Il fatto che ci sia dell'asbesto, l'amianto si può trovare nel tratto gastrointestinale e c'è un eccesso di tumore gastrointestinale legato all'esposizione ad amianto, ci obbliga a ritenere, a dover assumere almeno un atteggiamento di cautela nei confronti dell'esposizione da ingestione ad amianto ed un eccesso anche di mesotelioma peritoneale. Il problema dell'amianto, delle tubazioni, non determina solo un rischio di ingestione, comporta anche un rischio di inquinamento dell'aria, di inquinamento indoor. Cioè un appartamento, un'abitazione servita da tubazioni in cemento amianto è un appartamento nel quale molto facilmente c'è una dispersione anche aerea dell'amianto,
tanti anni fa è stato fatto uno studio in Australia, un asciugamano o degli asciugamani lavati in una lavatrice alimentata con acqua dell'acquedotto costituito da condutture in cemento amianto, questo asciugamano si è intriso di fibre e queste fibre sono state rilasciate nell'ambiente via via che l'asciugamano asciutto veniva strezzato, così l'acqua che usiamo per la doccia, così l'acqua che usiamo per lavare i pavimenti, se in quell'acqua, anche se non la beviamo, c'è dell'amianto, questo amianto si deposita sul pavimento, poi quello depositato nel pavimento ricircola. Ovviamente non sto parlando di opinioni personali, ho citato il monitoraggio fatto in Australia, ma devo citare anche uno studio, una pubblicazione dell'Istituto Superiore di Sanità italiano del 1991. Beh, certamente che ci può essere, che possono esserci fibre che migrano dalle tubature in cemento amianto nell'acqua che poi viene bevuta. E questo può anche determinare un rischio in coloro che, ovviamente nei cittadini, che bevono queste acque. Quanto questo rischio sia quantificabile, se abbia un impatto sulla salute pubblica, ecco, questo penso che sia non facile da poter determinare, perché i fattori confondenti sono innumerevoli e quindi la concentrazione delle fibre nell'acqua ovviamente non è tale da poter essere monitorata nel tempo e correlarla ad eventuali patologie che possono insorgere nella popolazione. Interventi sono stati fatti anche eliminando appunto le condotte di amianto, mettendo il polietilene P10 se non sbaglio, e quindi diciamo qualcosa si è fatto, ma poco, in merito a quello che è la condizione di tutta la rete idrica, diciamo italiana oppure bolognese, ce la capiamo. Io credo che questa il problema del numero delle fibre all'interno delle acque potabili possa essere risolto proprio con quello che si può definire un intervento di prevenzione primaria, e cioè eliminare quanto prima questa rete di tubature in cemento amianto e quindi sostituirlo con materiali che siano più adeguati. Dovrei ricominciare con le bottiglie, avevo smesso apposta proprio per una questione di diminuire l'utilizzo della plastica, perché dicevo magari è una cosa più ecologica e l'acqua dell'acquedotto pensavo fosse più controllata per questo motivo. Fra l'altro voglio dire lavo insalata, frutta, la uso l'acqua anche non bevendola, ma insomma la utilizzo. La nostra ricerca di base ci dice che qualunque tessuto mesoteliale esposto a fibre d'amianto, che sia tessuto mesoteliale plerico o peritoneale, esposto all'amianto si trasforma e diventa un tumore, diventa un mesotelioma. Non a caso, non so, se noi vogliamo indurre un tumore nei topi, mettiamo l'asbesto nel peritoneo, e nel peritoneo dopo un po'
quasi sempre si forma un tumore, che è un tumore murino. Quindi i tumori murini a noi interessano un po' meno perché sono più lontani dai tumori umani, perché noi preferiamo mettere tumori umani dentro al topo, ok? Così diventa più simile al tessuto umano. Però è altrettanto vero che se noi mettiamo dell'asbesto in un topo, il topo fa cancro, fa il mesotelioma peritoneale. Quindi il fatto che l'amianto venga a contatto col mesotelio peritoneale normale, sia attraverso l'ingestione, quindi dal polmone, sia attraverso il tubo gastrointestinale, cioè per passaggio linfatico, è assolutamente un rischio per la formazione di un cancro. Non essendo a conoscenza del problema assolutamente, non ho idee in proposito, salvo dire che se è così è una cosa terribile. Assolutamente sì, il parere scientifico è sempre più, secondo me, più da prendere in considerazione rispetto a un parere politico, un parere economico, un parere qualsiasi cosa. Io, se mi devo basare su qualcosa è sulla scienza. Non è cancerogena perché non contiene l'amianto, oppure non è cancerogena perché l'amianto non è cancerogeno? L'amianto è cancerogeno. Appunto, guardi, io lo so bene questo. Faccio di mestiere ricerca, quindi lo so. Alcuni oncologi invece dicono che è cancerogeno. Certo che è cancerogeno, cioè certamente non è una cosa da mettere né nell'acqua né da nessuna parte. Infatti si sta eliminando in tutti i posti dove si ritrova dell'amianto, perché purtroppo è stato molto usato. L'amianto entra nell'organismo umano, va in circolo, come direbbe il professor Cesare Maltoni, non solo è un cancerogeno, è un cancerogeno multipotente, cioè un cancerogeno che purtroppo individua numerosi organi bersaglio. Non bisogna confondere quello principale dal punto di vista fisico e patogenetico, e non bisogna confondere quello principale col tutto. Purtroppo gli organi bersaglio sono numerosi, le fibre vanno in circolo, e questo è uno dei motivi per i quali appunto un gruppo di ricercatori bolognesi che fanno riferimento a Brandi e suoi collaboratori ha individuato una ipotesi, a nostro avviso assolutamente fondata, di nesso tra l'esposizione ambientale o professionale all'amianto e i tumori delle vie biliari intraepatiche. Questa è una delle questioni su cui si discute, così si discute della tiroide, così si discute del rene, e così si discute di numerosi altri organi bersaglio. E adesso che sai che l'acquedotto è in amianto, cosa intendi fare? Intendo, penso, documentarmi e non lo so, penso che prenderò provvedimenti. Di sicuro non mi piace neanche il sistema di andare a comprare l'acqua, questo è sicuro. Per cui devo pensarci, mi avete dato una bella informazione. Lei beve acqua dell'acquedotto? Certo. E adesso che sa che è in cemento amianto? Prova che ci faccia. Tanto anche l'acqua minerale, cosa credete, che sia migliore? Punto interrogativo? Penso che non farò niente, non so cosa dire, continuerò a bere l'acqua del rubinetto, sperando che siano controllate. Thank you.
Devo dire che le istituzioni, di fronte a domande dei cittadini, dovrebbero rispondere. Si può rispondere al momento dicendo che non c'è conoscenza riguardo la problematica su cui è stata fatta la domanda e quindi è necessario prendere tempo per acquisire le adeguate informazioni. Ma credo che invece il rinunciare a rispondere a dei cittadini su degli argomenti che possono avere anche una certa difficoltà nel produrre una risposta non sia il meglio che un amministratore dovrebbe fare. Era affatto catenaccio la prima volta alla fine degli anni 90, quando noi intuimmo che c'erano dei campionamenti e che questi campionamenti avevano dato dei risultati. Rifiutava di comunicare quali fossero stati i siti nei quali i campionamenti avevano dato riscontro positivo, cioè era stato trovato l'amianto, rifiutava di fornire la mappa delle tubazioni in cemento amianto. Devo ricordare che in quegli anni dovette intervenire il difensore civico regionale per spiegare a ERA che questi dati non potevano essere considerati dati riservati, ma dovevano essere resi pubblici. C'è a mio avviso un rapporto molto discutibile, anzi direi un rapporto perverso, tra ERA e la USL. Chi parla a nome di chi? Arriviamo finalmente a un dibattito pubblico, arriviamo finalmente a una istruttoria pubblica a Bologna, in tutta Italia, in tutte le città italiane che hanno questo problema, una istruttoria pubblica sul problema del rischio amianto collegato all'acquedotto. Lo strumento istituzionale per l'istruttoria pubblica esiste. Cosa si aspetta a convocare questo ambito di confronto? O vogliamo continuare con la logica per cui qualcuno della USL interviene dicendo, come è capitato di sentire in incontri pubblici, l'amianto se ingerito è innocuo? A nome di chi parla? Io personalmente non consiglierei, non sarei assolutamente felice di sapere che nel mio acquedotto ci sono fibre d'amianto disciolte. Penso che sia sufficiente. Ogni agente, chimico o fisico, che sia stato dimostrato essere capace di indurre tumori, può indurre tumori in qualsiasi parte e qualsiasi tessuto dell'organismo umano. E quindi, teoricamente, può anche verificarsi che fibre di amianto ingerite con l'acqua o con il cibo o con qualsiasi in qualsiasi forma possa arrivare a un certo momento a determinare, a causare patologie croniche come quelle tipo tumori o quant'altro. Ecco. Che questo possa essere quantificabile è estremamente difficile. Questo mi sento di dire. Se potete accendere la luce, bene, come avete potuto vedere, questa è l'opportunità girata a Bologna. La cosa di questo, diciamo, questo filmato è riferibile nel circuito di San Delino. Allora, questa è l'ultima interrogazione sotto scritto presentata da Cani, l'abbiamo presentata, l'abbiamo presentata nel gruppo sanitario e abbiamo posto alcune domande facendo presente che la denfietta intergovernativa di ARCH, appartenente all'Organizzazione Mondiale della Sanità, considera l'amianto cancerogeno per l'esordio del trattamento antibiotico. E soprattutto,
abbiamo premesso che non esiste una soglia di esposizione minima per la salute all'esposizione di amianto, sia respirato che ingerito, che in qualsiasi maniera, che si assicura. Il contenuto dell'amianto in questo caso deve essere pari a zero. Per cui mi ha chiesto determinate cose: conosce la frequenza di vedere l'effetto cancellatore di amianto di acqua allo scopo di ricercare la presenza dell'amianto, conosce i criteri con cui sono stati scelti dei confinamenti. Questo è un criterio molto importante, perché dovete pensare che a livello analitico, a seconda di dove fai un prelievo, voi avete risultati e voi tranquillamente non avete. Quindi su questo è un parametro su cui si deve fare. Avere accesso ai dati relativi alla presenza, al tipo e alle metodiche analitiche adottate per rilevare l'amianto. Anche le metodiche analitiche sono molto importanti, perché all'inizio l'amianto viene determinato intanto mediante il corso di ottica, cioè vedevi soltanto delle fibre veramente grandi. Poi è stato adottato un altro tipo di metodologia, che è mediante la microscopia elettronica CERN. In America utilizzano, sono ancora più perfezionati rispetto a noi, sono più grandi, utilizzano la microscopia elettronica a trasmissione, che è ancora molto più sensibile. Infatti vedono, rilevano fibre che il SEM non riesce assolutamente a vedere. Dopo comunque se rimane in tempo do un piccolo informazione riguardo. E poi un'altra cosa importante è avere accesso ai dati degli ultimi 10 anni relativi alla frequenza con cui si sono verificati episodi di rottura. Questo è un indice di come le condutture si stanno comportando. Considerate che queste sono condutture che sono praticamente da 60 anni. 60 anni fa sono state sposate, la maggior parte delle condutture sono state lasciate di notte, erano diverse. Bene, poi altre cose, procedure adottate per la riparazione, quindi anche questo è importante, perché dovete pensare che se vanno con un flessibile tagliano, fibre in amianto si disperdono nell'ambiente. E conosce quali procedure sono state messe in atto a tutela della salute della popolazione, soprattutto anche delle persone che lavorano per queste procedure. Bene, la risposta di Lea è stata questa. No, risposta, ha fatto una bellissima cappella. L'amianto, bla bla bla, è utilizzato, è un materiale, eccetera, eccetera. E poi è arrivato al punto di scrivere un fascicolino qua che dice: a parte che la legge 257 posto di vietare colore come attività di svolta in cemento amianto, in realtà il titolo è non utilizzo, cioè praticamente la legge nel titolo era scritto la dismissione totale di colore di cemento amianto, non è stato riportato nel testo. Quindi chiaramente si sono andate queste cose qua per poter continuare in essere a usare tutti i prodotti che avevano questa tecnologia, quindi in questo caso è tutto. Dunque, si sono appellati a delle linee guida per la qualità dell'acqua potabile del WHO, che è il scritto World Health Organization, che dice che l'amianto è un fatto canceroso per l'uomo, se soltanto perché è natatorio. Allora, la prima questione è che l'amianto è un cancerogeno, per IARC è cancerogeno, quindi è un cancerogeno. I cancerogeni, indipendentemente che siano assorbiti, che siano respirati, che siano ingeriti, in questo caso il contatto per fortuna non è problematico. Come ha detto il professor Soffritti, come ha sottolineato un po' prima il dottor Panini, producono patologie di diverse entità. Sono l'amianto, come vedete, è molto potente, cioè nel senso che può procurare patologie tumorali in diversi organi, cioè non ha un organo bersaglio. È stato scoperto all'inizio che l'organo bersaglio principale era dovuto all'asbestosi. Poi successivamente gli studi hanno verificato altre cose, comunque adesso li vediamo. Puoi finire le risposte? Sì, qua. Non sono state ricordate evidenze convincenti della cancerogenità dell'amianto ingerito negli studi epidemiologici di popolazioni provvisionali e non portabili, contenenti alte concentrazioni di amianto. Non è vero.
Fino ai numerosi studi su differenti spezie animali laboratorio, è stato possibilmente evidenza un aumento sistematico dell'incidenza di tumori gastrointestinali. Anche questo è opinabile, perché come voi sapete gli studi che vengono fatti sugli animali, non hanno un sistema equivalente a quello dell'uomo, quindi sono presupposti anche questi che sono già da prendere molto dalla lontana, molto quello molto comune. Chiaramente in Italia non è stato definito un valore limite per il contenuto di amianto nelle acque potabili, anche perché l'unico valore limite, a mio avviso, accettabile è zero in questo caso qua, non ci sono altri valori limite. In America hanno stabilito come valore limite 7 milioni di fibre per litro, però ricordiamoci che loro fanno le analisi mediante la microscopia elettronica a trasmissione e quindi vedono praticamente delle nanofibre, delle nanoparticelle, perché l'amianto ha la caratteristica, loro fanno le analisi e disgregano il campione, cioè se ci sono delle fibre presenti dentro, disgregano praticamente questa matrice con ultrasuoni, quindi le sviluppano praticamente tutte, quindi le vanno a vedere. Noi non riceviamo questo tipo di dati. Dunque, poi continuato, ho svolto le visite dal 2003. Scusa, ma in America i frutti come sono? Le condotte sono cemento amianto in America, però in America adesso se riesco a trovarlo, ho trovato una risoluzione che si sono convinti che devono dismettere al più presto tutto il loro impianto vive con cemento amianto. Hanno capito la pericolosità dell'amianto. Cioè, è una cosa che ormai risaputa, non è che puoi dire l'amianto è cancerogeno soltanto se lo inala, non può essere. 7 milioni di fibre per litro è un quantitativo incredibile, qui si parla veramente di fibre minime. Queste passano attraverso, no? Io non sono un medico, chiaramente sono un chimico, quindi avrei avuto il piacere di togliere le spiegare queste cose qua. Queste bypassano tutti i nostri sistemi, entrano direttamente nel nostro ciclo di fatto, vanno in tutti gli organi versati. Non creano, abbiamo certezza, dipende dalle persone, ci sono persone che probabilmente sono più esposte, più fragili, più deboli, altre a cui questo non crea problemi perché le loro difese immunitarie, le loro difese sono forti, a queste altre persone però può curare del problema. Ecco, qua ha fatto una distinzione, ha detto che la microscopia elettronica ha utilizzato l'estensione, analizzano sia fibre di lunghezza inferiore che superiore di 10 micron. Le fibre che vengono considerate in Italia sono fibre di lunghezza inferiore a 5 micron e di diametro inferiore a 3 micron. Praticamente c'è adesso un rapporto lunghezza diametro 3 a 1, perché sono le fibre che entrano direttamente nei nostri livelli coronali, sono considerate quelle. In realtà esistono anche fibre molto ma molto inferiori. Ma queste non vengono proprio dal sangue del disco assolutamente della sua sistema. Poi c'è un'altra cosa, i prodotti di cuocimento gestiti da IERA risultano in ottimo stato di conservazione e sono state gestite secondo i criteri della normativa di IERA. Dunque, 60 anni di vita. Per 60 anni hanno continuato a lavorare, sono in pressione, adesso vediamo perché sostengo questo. Poi dice tutto il personale sanitario è adibito ai supposti controlli sanitari prescritti, eccetera, eccetera, eccetera. E poi abbiamo risposte. Dunque, era conosciuta la frequenza con cui era stato continuato il diario allo scopo di ricercare presenti di amianto. Era effetto al contenitore di acqua allo scopo di ricercare la presenza di fibre di amianto in contemporanea quanto stabilito nel piano di controllo nel punto indicato. I punti di campionamento su cui viene ricercata la presenza di amianto nel territorio del Comune di Bologna sono 12, con una frequenza di controllo pari una volta all'anno. Quindi una volta all'anno controllano su questi 12 punti se c'è dell'amianto. Cioè questo è un criterio un po' particolare. Conosce i criteri con cui sono stati scelti i siti di campionamento. I 12 siti di campionamento sono rappresentativi della rete quotidistica per quartiere, 9 punti, più l'uscita dalle percentuali di contabilizzazione situate nel Comune di Bologna. Ecco, qua è già un punto, perché se io metto dei prelievi in condotti in cui non ho praticamente i movimenti sono movimenti dell'acqua, sono semplicemente laminari e non ci sono i moti turbolenti, perché i moti turbolenti è quello che
agisce meccanicamente all'interno del conduttore che sta infilando l'amianto, non andando a vedere a capo, cioè significa vedere, parlare di niente. Quello che studiavamo sempre noi era che il cemento amianto ingerito non dava aerotico, quindi a parte che nessuno lo usa più perché poi ha dei problemi di fragilità, sì, c'è un altro genere di problemi, però ce n'è tanto. Però sinceramente io non credo assolutamente che la rete bolognese sia tutto il cemento amianto. Allora guarda, credo che ci sarà un 20%, cioè, sì, io non so, mi posso sbagliare, ma il fatto è questo, purtroppo la maggior parte delle strutture del territorio bolognese sono in cemento amianto. Perché? Perché, come diceva Pierre, sono state fatte fra gli anni 50 e 60, quando il materiale costava poco e era usato, non si conoscevano. No, se non fosse il materiale che ha questi problemi, quando andavo via a studiare 30 anni fa, era un ottimo. Assolutamente, perché è stato utilizzatissimo. Comunque, era una delle pochissime cose di cui l'Italia è ricca dal punto di vista minerale, è l'asbesto. L'unica cosa tra parte della cosa, quindi lasciamo stare. Comunque, tutto sommato, altre proprietà buone. Negli anni in cui c'è stato il grande boom a livello di costruzione, quindi sono costruite tante, sono costruite anche tubature, e sono state fatte in cemento amianto. Costava poco, non si conoscevano i problemi che poi sapere che creava l'amianto. Conseguenze date dal contatto con l'amianto, quindi è stato utilizzatissimo. Cosa succede? Poi nel 92 decidono di non utilizzarlo più. Dal 92 ad oggi tutte le tubature che sono state fatte da quell'anno ad oggi non sono più state fatte in cemento amianto. Allora ci sono sicuramente dei comuni che hanno avuto un'espansione a livello di costruzione urbanistica negli ultimi 20 anni che hanno poche tubature in amianto. Bologna purtroppo insieme a tante altre città più storiche, cioè o comunque che hanno avuto il boom di costruzione in quegli anni lì, nel 50-60, hanno la stragrande maggioranza delle tubature in cemento amianto. Come diceva Pierre, all'uscita delle tre centrali di potabilizzazione, cioè lì è appena potabilizzato l'acqua esce, entra nel tubo che contiene cemento amianto, ma inizia il percorso, quindi inizia la sua contaminazione. Come dico sempre, noi non vogliamo fare allarmismo, creare panico, anche perché beviamo quest'acqua dagli anni 50 e 60 e non siamo tutti morti. Però non possiamo, come ci dicono gli oncologi, i medici, escludere che sia causa di tantissime piccole e grandi forme tumorali. Quindi se da un lato non possiamo asserire che questo tumore e quel tumore derivano dall'ingerimento di acqua con presenza di fibre d'amianto, dall'altro lato non possiamo escludere che tantissimi problemi derivino da quello e trovare una linea di demarcazione per cui dici bene, sono sicuro che queste famiglie hanno avuto problemi all'intestino, ai reni, all'apparato respiratorio o agli occhi, perché dicono anche sono bruciore agli occhi al volo. Per l'inserimento di acqua con presenza di fibre di cemento amianto, io credo che ci si possa arrivare solo nel momento in cui un primo comune, anche piccolo, sostituisce completamente tutte le sue tubature e magari si fa vedere che i dati, parlando che sono ovviamente ipotesi, no? Potrebbe verificarsi che le percentuali di certe forme tumorali diminuiscono. Allora ecco che potresti avere un primo parametro. Per ora non abbiamo nessun tipo di parametro, tant'è che nella prima istituzione che non è questa, ce l'ha lo stesso, comunque anche lo dico a voce, una delle giustificazioni che ci danno, anzi una delle frasi che mettono nella risposta all'interrogazione per tranquillizzarci è: non ci sono parametri di riferimento, livelli di riferimento per determinare un rischio a livello di ingerimento di acqua con cemento amianto. Cioè, quello che secondo me sarebbe prima fonte di preoccupazione, cioè non c'è un livello limite, cerchiamo di capire con la scienza, con degli studi, di porlo questo limite. Adesso Pier parlava del limite che hanno posto negli Stati Uniti, ma in Europa e in Italia non c'è. E questo loro in risposta me la danno come la prima giustificazione per cercare di tenersi tranquilli. No, state tranquilli, non c'è nessun livello limite oltre il quale siete a rischio perché non è stato fissato. Esatto, parla di norme di salute, si cerca di far passare la norma come salute. Io credo che, siccome stanno iniziando gli studi adesso, sempre più approfondito.
assolutamente ci sia molto da fare. Ultima cosa che dico, poi la farò un quanto al signore. I campioni, gli allievi che fanno, allora sono 12 all'anno, erano fatti 150 dal 2003 ad oggi, c'è la risposta che interrogazione, ci abbiamo fatto 150 rilevazioni, studi, e abbiamo verificato che non ci sono problemi. Le rotture però, quindi, che sono i momenti più pericolosi, nel senso che laddove si rompe un tubo c'è anche proprio una dispersione più intensa di fibre di amianto. Le rotture lì hanno dei dati solo dal 2007, perché solo dal 2007 hanno iniziato, così mi dicono, a registrare e catalogare, nel senso che prima si rompeva, sostituivano e poi insomma i dati non sono riusciti a fornirli. Dal 2007 ad oggi le rotture sono state, e quindi le riparazioni, ovvero le sostituzioni, perché poi laddove c'è una rottura sostituiscono il tubo con un nuovo materiale, quindi se mi dicono che non c'è nessun problema per la salute, io dico fai un rattoppo e lascia quello, che sarebbe molto meno costoso e molto meno impattante sull'ambiente per il tempo che deve star fermo, la strada, il cuore, il buco. Invece lo sostituiscono completamente. Allora le rotture sono state 1450 in 6 anni, quindi a fronte di 1450 rotture e riparazioni, noi abbiamo 12 rilevamenti all'anno, ovvero 150 in 10 anni, scusate, non fatto qualcuno di più di 12. Anche questo dato a me non mi lascia proprio tranquillo, nel senso che i controlli alla foce dove esce l'acqua appena potabilizzata, mi fai 12 controlli all'anno, 12 punti, e però abbiamo 1450 rotture, perché io proprio tranquillo non sono. Poi ripeto, non vogliamo dare l'allarmismo, perché insomma la beviamo tutti e siamo ancora qui, però credo che il problema vada approfondito, sicuramente. Vuole dire una cosa lui? L'altro problema che mi sembra di capire è che non solo lo beviamo, ma il fazzoletto che soffio il naso, che viene lavato dalla lavatrice, si asciuga con l'acqua in cemento bianco. La maglietta di mia figlia, che gli metto al mattino quando va a scuola, è asciugata nell'acqua di cemento bianco. Ora, se c'è un'esfoliazione e io prendo quell'acqua, la bevo, la adopero per lavare i vetri, il pavimento e le maglie, questi piccoli frammenti non vengono via se io asciugo il panno, asciugo la maglietta e la spatto, rimangono lì. Quindi se io vado a dormire e respiro nel lenzuolo asciugato nel cemento bianco, io durante la notte respiro il cemento bianco. Se io lavo per terra, l'acqua si asciuga. Cioè, una cosa giustissima. Il particolato rimane lì. Quello che dice mi sembra top, positivo anche. Quindi voi parlate sempre di ingestione. Sì. Però io dico attenzione, l'acqua si asciuga, il particolato rimane. No, infatti la documentario lo dice assolutamente, e c'è anche questo problema. Quello che dice era, quello che ci ha detto l'assessore per tranquillizzare, è che sono piccolissime percentuali, però come dice l'oncologo, bastano piccolissime quantità di fibre. Amianto e basta, il cemento no, eh? Il cemento non so quanto possa. No, il cemento non c'è, c'è solo l'amianto, ci sono solo le fibre che si liberano. Solo sì. E comunque noi non abbiamo degli esami specifici fatti sull'acqua in altri punti. Cioè, io vorrei sapere, non so. Adesso faccio vedere nel condominio di Pierre, attaccato al condominio. Scusa, sono questi 12 punti di estrazione, sì, che abbiamo dici loro abitano lì. E viene deciso appositamente, perché a seconda di dove tu prelevi i campioni di acqua, sai se c'è amianto o non c'è, perché deve essere una zona turbolenta, perché in quel caso lì hai il distacco, perché chiaramente c'è un'azione meccanica dell'acqua. Già l'azione meccanica dell'acqua, penso che 60 anni dopo il comune si nasconde tutto al fatto che dice che la nostra acqua è un'acqua incrostante. Lasciarci di questo soprattutto è un'acqua incrostante, cioè ricorda in tutte le tubazioni un leggerissimo strato di carbonato di calcio, un leggero strato di carbonato di calcio. Bene, questo può essere. Però considerate che c'è un'azione meccanica dell'acqua che toglie via questa strada, si forma in continuazione, quindi un'azione dinamica. Sì. Perché se ci pensi sono 60 anni con prodotti di pressione che vanno lì. Adesso vi faccio vedere anche un'altra cosa. Volevo rispondere all'ingegnere, non ho visto le spalle.
Allora, dicevi la percentuale. Allora, con 500... Come? Tra colleghi, vabbè. Allora, dicevo, 567 km, 9, che sono quelli di materiale cemento amianto, fatti dal 1950 al 1980, costituiscono circa un terzo del totale di chilometri del... Quindi, circa un terzo. Però, no, non è poco. La percentuale importante, la percentuale importante, cioè, praticamente, statisticamente... Comunque, i dati... E i punti, 12 punti sono 9 quartieri, 1 per quartiere e 3 a uscita, a valle dell'uscita dei contabilizzatori che sono serviti da conduttore cemento amianto. Sono andato un pochino più nel dettaglio, forse nel dettaglio sotto, la terza domanda che abbiamo fatto, hanno dato un dato numerico che è quello americano che citava prima, che è dove hanno delle tecniche che sono di 7 milioni. E avendo fatto 29 casi dei campioni fatti, però su 397, non ho capito, però qui dobbiamo capirlo meglio, perché da un dato in una risposta sono 150, poi in una seconda risposta si parla di 396 campioni. 150 controlli, si vede 150 controlli, 396 campioni saranno due cose alternative, però non sono molto chiari. Comunque, su questi 396, il 7%, cioè 29, rilevano effettivamente la presenza di amianto. Ma da 1000 a 10.000 volte meno i 7 milioni di fibre per litro. Quindi 7 milioni 1000 volte sono 700.000 fibre su un litro. Ecco, però dicono che... Però, fermi, cose grosse. Marco, però con la microscopia elettronica a scansione, non con la TEP che è molto esatto, quindi c'è questo... Con quella metodologia italiana, diciamo, non quella americana. Questo valore di 7 milioni in America è stato fissato perché è quel valore che è in grado di aumentare 5 volte il sottofondo. E qui faccio una domanda agli esperti, che so che se ne sono pensati, non è siccome qua parla, sì, adesso direi cosa dice la risposta. Una cosa che dice è l'unico limite noto è quello previsto negli Stati Uniti, che partendo da alcuni studi statunitensi per cui anche con contaminazione di 20 milioni di fibre litro sarebbe in grado di aumentare il livello di fibre aerodisperse per abitazioni 5 volte rispetto al fondo. Allora mi chiedo, esiste un fondo sempre presente minimo di amianto nell'aria? Domanda che faccio agli esperti, non lo so, come domanda per capire anche quello che ci dicono, perché sai, anche loro ci rispondono per essere chiari, loro ci rispondono per un obbligo normativo, poi tante volte se possono essere poco chiari sono anche più felici di essere. E questa è una domanda che pongo loro, se c'è qualcuno che ovviamente lo sa. Io penso che ci sia un inquinamento di natura antropica, e quindi chiaramente c'è un fondo determinato. E quindi questo qua è un quantitativo nettamente superiore a questo tipo di fondi, considerato che l'amianto fino a qualche anno fa, e tuttora, posso assicurare purtroppo anche tuttora, lo vedevamo nei dischi e nelle frizioni delle macchine. Mi risulta che ci siano ancora dei meccanici che hanno delle rimanenze e cambiano tuttora questi dischi ancora con i vecchi materiali a base di amianto. Lo so perché questo l'abbiamo fatto noi in dischi. Ecco, quello che noi non abbiamo ancora capito, perlomeno in Italia, continuiamo a utilizzare le discariche. L'amianto non va a portare in discarica, ci sono delle metodologie, delle tecniche particolari per cui tu l'amianto lo scavi ad alta temperatura, cambia la fase cristallografica e non è più amianto, praticamente diventa assimilabile a un materiale che puoi utilizzare come pavimentazione, diventa praticamente, scaldando a molta temperatura, diventa praticamente elettronica. Dipende dalla temperatura del riscaldo, quindi addirittura ho detto oggi c'è un nuovo studio che fanno quelli a induzione, che riescono a scaldare e modificare già in questa maniera qua la conformazione dell'amianto al microfono, quindi proprio localizzato, non ha bisogno neanche di grandi sorgenti di energia. In realtà se noi ponessimo questo amianto invece di scaricarlo nelle discariche, creassimo delle aziende apposite in determinate zone dell'Italia, avremo da lavorare, avremo da eliminare amianto senza portare in discarica, perché cosa facciamo? Abbiamo un'altra di tempo la discarica dell'amianto,
pensato per milioni di metri cubi solo per la Lombardia è una cifra esageratissima. Quindi noi dobbiamo cercare di utilizzare in maniera pulita i costi ambientali. Questa è cioè la maniera con cui utilizzarlo, l'edificazione, tanti procedimenti. Si parla addirittura uno dei dati di Tocqueville, che mi ha lasciato anche da sito, perché ripeto, per lei questa non è una cifra assurda, tu sei informato, per sostituire questi 500 km, penso, di tubazioni di Bologna, non credo di 1650 come soldi delle Emilia Romagna, questo non lo so dato, no? Non ho chiesto della provincia di Bologna, della provincia di Bologna. Il dato che mi hanno detto è 250 milioni, che non è assolutamente una cifra assurda per l'era, perché spesso io sarei disposto, penso che tutti noi saremmo disposti se decidessero di fare questo di aumentare la bolletta per coprire le spese che non fanno sbagliato. Aspetta che c'era anche. Prima, io volevo dire una cosa, che fondamentalmente le domande sono due. Quando sostituirlo e chi paga la sostituzione, perché qui che cercavamo responsabili, in fin dei conti era la stessa 10 anni, poi lo stato dell'arte si utilizzava nelle coperture, è andato bene, si è saputo a posteriori che l'utilizzo esteriormente durava 40-50 anni, poi si sfoglia, si fanno anche degli strip. La domanda è: esiste un metodo, così come esiste un metodo che adotta l'ARPA e l'USL, che va con un cerotto e rileva quanta all'interno dell'ottimazione? La prima domanda, anche perché parliamoci chiaro, così come noi cuociamo gli spaghetti nelle pentole di acciaio inox, l'inox contiene 15% di nickel e 10% di cromo, che non è una cosa che faccia bene, quindi è legato, però insomma, ecco, quindi non è che c'è un responsabile, dobbiamo dare addosso quello che la seconda domanda è: non è 250 milioni per scavare sottoterra? Anche perché io feci la domanda, era come dico gli affinisti, era, e mi avevano risposto col dato vostro, cioè che vi ha dato il comune o la provincia, che un terzo c'è di amianto e due terzi polipropilene, polietilene, quello col nero con la righettina azzurra. La domanda è però: il polietilene sviluppa dei batteri, che sostanze utilizza era per pulire i batteri che si formano sulle superfici? Allora, in questo caso qua, tecnicamente parlando, ti posso dire, all'interno noi abbiamo delle grosse pressioni, delle grosse velocità di circolazione. Quindi se non abbiamo delle zone nuove, i batteri si formano soprattutto se poi presenti nelle condutture ospedaliere, perché vengono riscaldati, quindi ci sono delle zone morte, c'è un proliferare di batteri. In questo caso qua, io mi sento qua di escludere che ci possa essere questa problematica, soprattutto col polietilene. Per parentesi, il polietilene riesce anche a far sì che è molto difficile che si possa depositare la strada di calcare, quindi le tubazioni rimangono. Ripeto, la domanda è chi paga? Cioè, ripeto, io penso che se venisse stabilito che questi lavori vengono fatti e che adesso la popolazione di contribuire, io per primo contribuisco, perché è normale, perché la mia salute è la salute di figlio. Dato dici benissimo Enrico che infatti la mission non è dare la colpa a qualcuno, perché in quegli anni lì si utilizzava e quindi erano utilizzati tutti, poi ho scoperto dopo che creava dei problemi e ormai il danno era fatto. Quindi adesso il tema è fare degli studi approfonditi, più approfonditi di 12 campionamenti all'anno, con 3 campionamenti dove c'è l'acqua andata appena potabilizzata. Credo che questo sarebbe il minimo per un comune, per tutti i comuni, insomma, avendo a cuore la salute dei cittadini. Credo che tu debba partire da lì, fare degli esami più approfonditi di questi, perché fronte di 1450 rotture in 6 anni, tu hai 150 verifiche in 10 anni. A me sembra poco, sinceramente. Vaga, adesso non so se Marco ce l'ha la risposta, ti ha mandato una domanda di qualità in consiglio l'assessore, era conferma che le spese di manutenzione e eventuale sostituzione delle tubature sono a carico dei contribuenti, quindi di tutti noi, e quindi lui me l'ha detto un po' come dire: state attenti che se poi insistete per voler sostituire, pagate voi. Considerate che sarebbero 50, sono popolazioni di 500.000 abitanti,
50 euro che poi gli enti non toglieranno, quindi non servono neanche il sito solo. Poi volevo farvi notare una cosa, prima lei ha detto che le loro costumi sono ultimamente conservate, quindi anche nel libro, perché dal 2007, al 2007 hanno avuto 1450 rotture. Non è che le rotture si verificano perché improvvisamente ci sono gli aumenti di pressione tale, perché allora scuoterebbero completamente le rotture, si verificano perché in quelle zone ci sono dei punti di grip, quindi sono fermate le pensioni, sono fermate delle crepe, sono fermate, che ne so io, l'acqua ho portato via dal cemento amianto, ho portato via qualche cosa, quindi la persona a un punto di sfoga e parte. Cosa succede? Succede che dopo, bene o male, a quel punto lì l'acqua esce fuori in fontanata, però parte dell'acqua continua a fuoriuscire, quest'acqua continua con la pressione, con la, diciamo, col moto verticoso, con il moto meccanico dell'acqua, a buttare dentro fibre, quantifichiamo la quantità, a mio avviso veramente tanto. Poi chiaramente loro le analisi non le fanno, poi hanno detto che da 150 controlli non hanno verificato presenza di fibra. Bene, il dottor Cogger ha presentato qualche mese fa un esposto alla procura di Bologna di Modena, un esposto per il problema dell'amianto, perché ha verificato che dice proprio, perché si dice un'inchiesta diretta da un video di stampa, e scopre il filo d'amianto in un'altra istituita per uso portato a Carchi, in altre località della provincia di Modena e Bologna. A Bologna ha verificato che ci sono due località. Lui è riuscito con tanto paziente, perché veramente ci vuole che sono dati siano veramente nascosti, che ci sono due punti, via Schiavoni e Castiglioni con una Schiavonia, e via Castiglioni con una rilevata la presenza di filo d'amianto. Semplicemente, quindi non è vero neanche che da ECA. I dati dell'ALA precisano che più o meno c'è un 9%, dal 6-9% di positivi, di dati positivi. Poi non viene ricercata ancora la fibra, perché l'amianto si suddivide in due fibre, c'è il serpentino e l'anfibolo. L'anfibolo è famosissimo, praticamente noi quasi tutte le tubazioni sono in serpentino, quindi in esopolo, che è l'amianto bianco. Però l'anfibolo è un altro tipo di amianto che è estremamente pericoloso. Abbiamo una classifica famosa amianto blu, se uno guarda con la microscopia ottica è proprio la fibra blu, abbiamo la mosite, amianto bruno, quindi abbiamo determinate determinanti estremamente pericolose. Sono stati fatti qualche rilievo, a volte è stata fuori fibra di costiolite. Se è pericolosissima, estremamente più pericoloso, perché soprattutto l'amianto è molto più pericoloso dell'esopio. Quindi sono tante le cose che non vengono effettuate, oppure vengono dette dal momento di verità, forse per il momento di ipnosi. Comunque, fatto sta che ha presentato questa denuncia alla procura. Probabilmente questa pratica non sa assolutamente niente, però è stata presentata per il problema dell'aspetto della presenza di questo materiale. Poi posso dire che non è vero quello che viene affermato, perché io ho letto questo libro della medicina potere di Macacao, già nel 1965, secondo me, aveva verificato la presenza di insolvere in determinati corpi delle patologie di asbesto tollerate, si parla di patologie gastrointestinali, tumore, colonna. Quindi già dal 1965, anche prima che si conosce la patologia dell'amianto. Il problema è che era un materiale altamente disponibile in Italia, dappertutto, facilmente lavorato, proprio lavorato l'amianto, io utilizzandolo, facendo filtri, pochissimo costoso, molto resistente, perché se non esposta all'aria è estremamente resistente, quindi veniva utilizzato in barra a tutte queste cose. Poi, nell'OIRC, c'è proprio specificato che tumore che non è stata aspettato un attimo perché guardo tanto di quella roba, è stato verificato che c'è una limitata evidenza per tumori gastrointestinali. Limitata evidenza che cosa significa per digestione e l'amianto? Che è stata osservata una situazione positiva fra il cancro e l'esposizione ad agenti giudicati credibile dal gruppo di lavoro, ma per il quale non possono essere esclusi con ragionevole confidenza il caso di via sui produttori, via sono praticamente degli falsi positivi. Comunque, anni addietro, se cerca anni addietro, non trovava niente. Adesso invece in realtà si stanno facendo, si stanno cominciando gli studi
e già c'è una attività di dentro, quindi già passano praticamente il 50% dei gruppi di lavoro ha verificato che c'è una sufficiente di dentro, quindi una forza di dentro, l'altro 50% di più, quindi chiaramente l'hanno messo nel mezzo e hanno definito questa unità di dentro. Ma non è finita qua, nei quaderni del Ministero della Salute, anche qua si parla del problema degli anni di vino, cioè nel senso che si presume che possa dare, possa dare a lungo andare delle patologie del resto programma, quindi tumori gastrointestinali. Stessa cosa, adesso se riesco a trovare in mezzo alle mie case, perché come vedete sono un po' dispersivo, ma ho voluto preparare niente, difficile perché ho arrivato anche stamattina di questa cosa, c'è una pubblicazione della comunità europea che definisce la pericolosità della pianta dovuto proprio all'acqua che si beve. No, perché adesso guarda, si crede di non trovare la pianta, quindi sai dove andate a finire, non lo qua. Non è detto se la trovo lo faccio vedere. E poi ci sono gli studi, come ha detto, del professor Giovanni Brandi dell'Università di Bologna, che ha trovato una correlazione tra l'amianto e un tipo di cancro fetale. Ed è una correlazione chiara, accertata. In questo momento, tra parentesi, ci saranno fra vedere i lavori del professor Brandi, in cui questa correlazione è nettamente, non ci sono possibilità. Addirittura sta studiando correlazioni su questo corpo qua con un tumore di origine, un tumore al cervello, che è il glioblastoma. Se non ci sono correlazioni proprio anche con l'amianto. Quindi pensate l'amianto quanto il bersaglio può avere da questo punto di vista. Poi ripeto, qua non è fare terrorismo, diciamo, non vogliamo parlare di cani per l'acqua, non possiamo fare niente. Ma vogliamo. Sarebbe molto bello avere delle risposte da parte di ieri. Sì, perché come dicevo lui non è solo un problema di bene. No, cioè, perché l'amianto lo utilizza nella lavatrice. Sedimenta e poi di... Lo utilizza nella lavatrice, finisce in mezzo ai panni, chiaramente quando i panni le fibre liberano la vita a terra, le fibre devono liberare. Quindi c'è questo problema qua. Sapere che cosa stanno andando in conto, questo è un fattore di salute. Poi chiaro, il comune di Bologna è il maggior azionista di Idena. Chiaramente era rimane un Bologna. Quindi vuole dire che certe cose vengono alla luce, però noi cittadini possiamo fare qualche cosa. E ripeto, dico qua che mi ha dato un'ottima idea con cui voglio parlare adesso con Marco e Max per vedere se noi effettivamente possiamo proporre qualche cosa. Anche perché parlando con l'assessore, sempre in consiglio, lui diceva non abbiamo mai chiesto a ERA di fare un preventivo per un'eventuale sostituzione, non abbiamo mai sentito la necessità, ma riteniamo opportuno iniziare una discussione affinché si inizia a ragionare questo. Consideriamo che ERA, sappiamo tutti, è un colosso, ha appena acquisito anche Acegas dal Veneto, sta per acquisire AMGA in Friuli, quindi è un'azienda che sta monopolizzando il settore completamente nei nostri territori e non solo, si sta allargando molto bene. Io credo che se c'è un'azienda che può fare dei progetti, una programmazione sul futuro anche a livello economico, è ERA, nel senso che comunque sa che gli arriveranno delle entrate clamorose nei prossimi 10-20 anni. Quindi se iniziasse a valutare che questo tal comune, quest'altro comune sono i comuni pilota, comuni che uso come campioni per verificare se sostenendo tutte le tubature poi ho dei risultati positivi dal punto di vista sanitario. Io credo che sarebbe il minimo sindacale che possa fare un'azienda di questo livello che non ha concorrenza e che se ce l'ha distrugge, la sta distruggendo piano piano in questi anni. Quindi io credo che adesso la nostra mission sia questa, chiedere a ERA di partire con un comune, magari il comune di Bologna, che sono 508 km, è una sforza iniziale anche troppo forte, ma il comune più piccolino della nostra provincia, secondo me dovrebbe partire. No, solo una cosa, abbiamo idea del costo dell'analisi dell'acqua? No. Perché questo è interessante perché se è un prezzo abbordabile si dice. No, ripeto, ho un carissimo amico che lavora a Sanza, il dottor Dottoresci, loro praticamente sono stati accreditati, sono, diciamo, in questo caso sono gli esperti per
dell'amianto. Potrei provare a sentire noi se è possibile fare questo tipo di analisi, però facendo un secondo metodo di campo, per avere un riscontro di quanti effettivamente ci quantificano gli anni. Se il prezzo è abbordato. Ho l'impressione che non siano abbordati, perché sono metodi strumentali molto particolari per questo, cioè una mano d'ora. Però ci possiamo informare. Allora, i costi non sono elevatissimi per l'analisi, perché in Italia le fanno effettivamente con la microscopia elettronica a scansione. I costi sono relativi, credo che un'analisi possa costare 200 euro. Il problema è la metodica. Il problema è che non esiste ancora una metodica ufficiale per stabilire esattamente quanti fibre d'amianto sono presenti nell'acqua. L'acqua di Reggio Emilia, il centro regionale amianto per l'Emilia Romagna, loro hanno messo a punto una metodologia delle linee guida, dove credo siano gli unici in Italia che hanno fatto, dove si indica una metodica per analizzare le fibre di amianto nell'acqua, ma non è un qualcosa di ben definito, per cui si ha molta incertezza nel definire. Costi secondo me 12 cartelli l'anno, credo che sia il costo. Sono venditi. Dipende se vuoi fare anche gli accordi commerciali. Il problema è che riuscire a capire veramente se si stabilisce quanti fibre di amianto ci sono. Pensate che se venisse messa una normativa, il problema è se anche venisse messa una normativa che prescrivesse un limite minimo di fibre d'amianto, noi in ogni caso non avremmo la certezza a livello scientifico che al di sotto di questo limite minimo le fibre d'amianto ingerite siano in nome della nostra struttura, che non esiste. Questa è una cosa. Ho trovato un documento del Parlamento europeo, datato 30 gennaio 2013, una relazione sulle minacce per la struttura sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di un effetto amianto esistente. Allora, riporta a punto 37 che ma anche diversi tipi di tumore causati non soltanto dalla migrazione di fibre trasportate nell'aria, ma anche dall'ingestione di acqua proveniente dalle fibre, proveniente da tubature in amianto, sono stati riconosciuti come rischio per la salute, posto di sorte dopo alcuni decenni, in alcuni casi addirittura dopo oltre 40 anni. Quindi questo tumore ha delle sorgenti di decine e decine di anni, in ogni caso. Si parla di 20 anni, 20 anni di peso non è ancora il limite, per me sono 40 anni, è previsto il picco in Italia tra il 2015 e il 2020. Questo sarà il massimo picco di patologia spesso correlata. La relazione della comunità europea mi sembra che prescriva come limite per l'eliminazione di tutto l'amianto in Europa nel 2040. Quindi va molto in là, però almeno non è su niente, non è su niente. Volevo aggiungere una cosa che forse però è una cattiva notizia, cioè quando il padre di 150 milioni per pagare gli amianti parla apposta dove si fanno due conti grazie ai dati di esatto, grazie ai dati che ci dato, perché c'è che ci ha dato la stanza vicino. Nel senso che anche a me risulta che non so quanti voi si ritengono, se qualcuno può smettere molto volentieri, ma il costo della sostituzione di un metro di condotta, non so quello che vedete. Ve lo dico io, qua è un ordine di centinaia di euro per ogni metro. 1400-1800 chilometri sono un milione di metri. Per cui se uno va a fare i conti, si fa presto a fare 300 milioni di euro. Che per tutti noi è un numero che non dice nulla. Ma io ho pensato subito a questa cosa, 300 milioni di euro. 300 mila abitanti, più o meno Bologna, un po' di più secondo me. Sapete quando fa a destra? Uno fa i conti. Sono 1000 euro. 1000 euro a testa. Allora, niente di male per la salute. È chiaro che la salute, ovviamente, prima di parlare un attimo, mi faceva l'oggezione che l'era viene di soldi, ma l'era si ingrandisce perché comincia a servire altri territori, diventa molto più forte, ma anche più territori da servire. Quindi il costo pro capite alla fine bisogna che noi fossimo profondamente consapevoli che alla fine lo perdiamo. Cioè non è che lo paga uno cattivo e io invece sto lì con un euro al mese e nella carro, scusa, purtroppo è per quello che la era fa le storie, non credete mica che le faccia perché è amica dei produttori di amianto che ormai non esistono più, per cui no, io lo dico perché io allora faccio un altro passo per arrivare al soldo, perché alla fine siamo tutti capaci di dire che è bevuto l'amianto, che fa male, che
è cancerogeno, e anch'io sono un po' gravissimo l'amianto, ho speso non so quanti soldi perché ho un pezzettino di amianto che c'avevo sul petto, lasciato con mio figlio dell'eredità, ho dovuto far sbattere, se qualcuno sa quanto costa, più o meno ogni sacco costa 1000 euro, quindi ce ne ho 10 o 15, quindi fate voi fare un conto, cioè sono cose costosissime. Allora io mi chiedo, io li pago per mettere la testa, compresi me, le mie tre figlie, mia moglie, 5000 euro, per togliermi l'amianto delle poi però mi chiedo, vabbè, la svolta mia, ma quanti altri problemi ci sono, materiali cancerogeni che mi circondano, quelli che ci sono nella chimica che ci circonda, cosmetici, ne so, gli alimenti, la radioattività che c'è nei muri, tutti strani, sappiamo queste cose, io devo pagare 1000 euro per di questo, cioè allora parliamo, io guarda, vi ringrazio veramente di cuore per questa serata perché io non conoscevo. Sono molto contento di essere aggiornato su queste cose perché le vedevo con molta più leggerezza, sinceramente, invece ho visto che ci sono state stranamente di sole sue, ma anche di quelle che abbiamo visto nel notario, e mi hanno veramente capito che è una cosa più per ragionamenti anche giusti, che l'amianto, anche se nell'acqua finisce nell'aria, e sappiamo cosa testifica, per carità. Però adesso il documentario naturalmente deve far conto, dice sai che è pieno di amianto, la presenza di amianto, è giusto, ci vuole. Però effettivamente bisogna anche poi stare attenti perché cercare una vera soluzione a questo problema purtroppo sarà faticosissimo perché deve fare tornare, io lo dico come voi, perché anche a me scoccia che sia così, però forse più conto di altri che i vincoli poi a cui questo ci costringerà e i costi saranno. Più lo sappiamo, più lo conosciamo, più siamo pronti a fare delle valutazioni
stando Pierre, oltre che per vedere proprio le risposte che ci hanno dato alle nostre domande, è tutto online, come è online tutte le risposte alle nostre interpellanze e interrogazioni, che sono ovviamente coperte da segreto, i dati che ci danno non possiamo divulgare. Le volte ci sbagliamo, una cosa è coperta da segreto. Telefonano, ci dicono tirate laggiù, secondo me il presidente più importante si sta chiedendo, e lo sbagliato io, in effetti non avevo visto che c'era una riservatezza e giustamente sono tenuto a togliere le volte immediatamente. Però tutto il resto lo trovate su www.meetup.com/Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle Bologna, tutto attaccato, è il meetup. Perché sul sito del comune, questo sito del comune però è difficile perché ci trovi sparsi. Invece da noi trovate tutta l'Europa, c'è la discussione, atti del comune di Bologna, cliccate lì, c'è la mia faccina, ho scritto clicca qui, clicchi lì, si apre una cartella Dropbox, quindi praticamente sul vostro PC avete interrogazioni, interpellanze, giorno, atti, domande autorità, quindi trovate tutto, quindi tutti i documenti di domande e risposte li trovate di sopra, quindi potete andare a vedere tranquillamente, così vi ragionate, vi dare i dati, ci studiate approfondite di qualunque cosa abbiamo chiesto, quindi c'è tantissima roba, quasi tutto, non tutto, se manca qualcosa di cui abbiamo parlato non trovate, se lo chiedete e vediamo come fare, ok? Questo sarebbe qui, vi saluto tutti, devo scappare, ma non posso fermarmi. Vi saluto. Una cosa sola, preciso, io ho fatto il calcolo mentale, 50 euro di 10 anni, su 500 euro. Ecco una cosa che mi ha detto Rosario, però dobbiamo verificare, secondo Rosario i 250 milioni sono riferiti all'intero comprensorio di Bologna, da verificare. Su questo? Però mi sembra veramente... No, verifichiamo, chiedo. Guarda, questo dato che sono fatto Totti, era quello dei 250 milioni, io l'ho richiesto e volevo riaverlo direttamente dal sindaco, dall'assessore, e mi hanno detto che è un dato che non hanno, perché era, non ha mai fatto uno studio del genere, preventivo del genere, però Totile per strade sue ci aveva fornito questo dato, quindi è da certificare. Se devo dire una cosa, che l'ho già detto altre volte, però magari alcuni di voi non mi hanno sentito dire questo passaggio, una sola cosa mi hanno segretato, cioè nel senso che mi hanno risposto a tutto con dei tempi un po' biblici, però mi hanno risposto solo su una cosa, mi hanno detto che c'è l'assoluta segretezza. Perché avevo chiesto anche le mappe, cioè volevo sapere proprio dove erano, anche proprio per il discorso, sono un test dei tubi, ma voglio sapere dove sono, c'è la concentrazione di più in un quartiere, cioè assolutamente non possiamo dare, non possiamo dare, c'è un segreto, erano finisci questi dati. Allora ho insistito chiedendo perché c'è il segreto. La risposta so che fa un po' ridere, però vi assicuro che mi hanno detto così, perché c'è il timore di attacchi terroristici. Che voglio dire, se ci sono 507 km, 508 km a Bologna. Secondo me la ragione principale è che non sanno esattamente neanche loro, non sto scherzando. Potrebbe anche essere, che bastava dirmi così, che avevano risolto il problema. Gli aneddoti che sanno, perché non ci sono dei materiali, ci siano dei catastri, assolutamente. Ma bastava la situazione di Bologna, ma Bologna che sono lì, anzi, ma... Comunque la racconto questa perché fa un po' ridere, ma non veramente risposto così. No, no, buona parlando di qualcosa, e facendo un discorso a livello nazionale, visto che sia poi una delle idee del movimento, noi siamo per la Repubblica, c'è chi sta proponendo la presentazione di leggi per le quali tutti gli enti erogatori di acqua non possono trarre un beneficio economico nel senso di utili, perché chissà quanti utili stanno già traendo da ciò. Se si facesse e si presentasse, si proponesse una legge secondo la quale questi utili debbano essere indirizzati nell'adeguamento degli acquedotti, del rinnovo, delle tubature, eccetera, è una cosa fattibile, fatta per aria, perché qualche sudio si potrebbe già tirare fuori da lì. Credo che sia da studiare completamente, una cosa triste che mi viene da dire è che sono riusciti a bypassare il referendum serenamente. Quindi, mi immagino cosa farebbero sulla proposta di legge di Matteo Dall'Ossi. Gli hanno bypassati tutti, il referendum è così, si ascolta le persone più a giorno. Volevo dire una cosa, che negli anni sono aumentati di molto le varietà di tumori che si conoscono. Una volta si vedeva le persone che si ammalavano, venivano a polmonite e poi morivano, non si sa perché. Pian pianino si potrebbe che la polmonite
diceva sì, ma per quello che i rumori che volevano in qualcosa che poi portava al rumore. Perfetto. Ci sono tanti rumori che stanno venendo fuori, non li stanno ancora catalogando, li stanno scoprendo degli altri. Può esserci una correlazione con queste cose. La prima cosa penso che sia quella di capire come trovare una, una metodologia per capire come valutare. Siamo bravissimi, copiamo, gli americani lo stanno facendo, non potremmo fare un crossover. No, guardiamo qual è la modalità e eventualmente la modifichiamo. Io sono partito con prima con la ricerca, però ancora non hanno trovato soluzioni neanche loro, anche il dato che c'è montato. Ma loro stanno monitorando oppure no? Programmi si riferiscono anche a patologie tumorali insomma nel fegato derivati da serbatoi di acqua ferma, ma il problema adesso lo stanno studiando perché chiaramente si è posto anche situazioni di acqua corrente, perché chiaramente è diverso, ma esistono già questi studi, perché ci sono, io ho proprio l'elenco degli studi che sono stati fatti, ce ne sono centinaia, quindi non è vero che non si sa. Si sa, poi è chiaro, pensate soltanto una cosa, pensate se l'Organizzazione Mondiale della Sanità dicesse l'amianto ingerito fa bene più di noi, ma pensate quanti milioni di chilometri di tubazioni di cemento amianto ci sono dentro il mondo. L'unico paese qua in circondario che non ha cemento amianto è stato vedere. Già lì potremmo fare uno studio per vedere cosa succede, se non ci sono così favorevoli non lo so, ma voi pensate soltanto in America. Adesso non ho molto la decisione di amianto, pensate in Europa, in Italia, le reali di cemento amianto erano costruite allora perché erano impiegati i comuni di organizzarsi. L'organizzazione della sanità, in qualche maniera, è anche schiava di queste cose, perché se dicessi questo, probabilmente lo sanno, avrebbe un'insurrezione, perché andrebbe a prendere, diciamo, la parte politica, si troverebbe davanti a un muro, cosa fa? Questi sono soldi, c'è Pietro. Adesso. Rosario, lì. Grazie. Ah, no. Ci deve essere arrivato lei. Poi c'è lui. Pensavo al fatto che prima una persona ha detto, io che stavo cominciando a usare l'acqua, sai che stanno cominciando tutte le colonnine, no? Per un discorso ecologico, il che è ottimo. Però secondo me c'è una cosa che legata al fatto che forse a ERA varrebbe la pena davvero stare un po' addosso. Anch'io ho cominciato a usare l'acqua delle colonnine, se no che una persona un giorno mi fa notare che tra le controindicazioni c'è il fatto che dopo 3 giorni non devi usarla più perché l'acqua cambia. E infatti io l'ho usata dopo 4-5 giorni e l'acqua ha un altro sapore. Allora, siccome l'acqua imbottigliata può durare mesi, settimane, perché c'è questo incentivo a giustissimo a utilizzare l'acqua del rubinetto o non so, in tutte queste maniere? E perché l'acqua scade? Cioè mi viene da pensare, se mi mettono un'acqua che dopo 3 giorni non è buona, io posso anche pensare che non mi controllano l'amianto delle tubature. Allora se tu mi vuoi promuovere l'utilizzo dell'acqua del rubinetto, benissimo, però lì si sta addosso queste cose. Io non vorrei, io parlo. Parlo a livello chimico, chiaramente soltanto a livello chimico. Può essere che questo tipo di acqua, cioè strano, subisca un cambio di contaminazione. Tu vai a San Giovanni, c'è cioè grande così di fianco alla cosa, e l'acqua ha un altro. Allora, quello che è strano, dico subito, abbiamo l'acqua, i bottini di plastica, rimane lì, le cose sotto al sole, 40-60 gradi, l'acqua tranquillamente, la semplice con di plastica, però non va male, diciamo, non va male, mentre la nostra acqua è umana, un po' che lì. Non so se l'avete notato, succede, se lo lasciate aperto per un certo periodo di tempo, forma una specie di patina cartacea. Cioè, ma quello credo che sia la nostra strada, neanche giusto che sia così, che sono... La strada è l'acqua... Il problema è l'acqua in bottiglia, che utilizzano dei conservanti che vanno via al secco, che sicuramente i limiti di legge molto più elevati rispetto all'acqua potabile, ecco. Si conserva di più. Dico che, certo, io perché dico, preferisco che l'acqua del movimento che l'acqua della bottiglia, tranquillamente, anche perché tra l'altro utilizzo dei catalizzatori di antinomio, non cancerogeno, filtro dell'acqua del movimento che rimane solo per delle settimane intere, io non so se questo qua ci migra dentro l'acqua. Meglio il rischio, io penso che l'amianto che la certezza di certezza. Sì.
anche per il lato di chi vuole la serata non pensavo che sia controllata, cioè che fiume, perché fanno delle analisi, adesso mi è stato fatto notare che il corso di istituto sembra un po', però viene da Napoli, quindi l'altro viene dall'Alta Italia, quindi sta, cioè sono strane, quindi. Volevo un attimo soltanto dire che il discorso a livello magari all'amianto che dà dei problemi a livello che fa cancerogeno dell'acqua, no, l'amianto è cancerogeno, però non a livello chimico, non è la chimica dell'amianto che dà problemi, quindi chimicamente non cambia assolutamente nulla l'acqua, è dal punto di vista fisico che si attacca ai tessuti e provoca con un meccanismo che neanche io saprei spiegare bene il tumore, perché provoca un attacco delle cellule, dei macrofagi, eccetera. Ma chimicamente non entra, non so. No, chimicamente non fa cambiare. Chimicamente non fa cambiare sotto l'acqua. No, aspetta, no, io non sto dicendo questo. Io sto dicendo che siccome lui polemizzava, tra virgolette, sul fatto che allora dovremmo preoccuparci di tutto, giustamente, cioè il problema che era deve controllare queste cose. Allora, se tu mi promuovi l'utilizzo dell'acqua del rubinetto, va benissimo, però mi devi anche dimostrare che il livello di attenzione sull'acqua del rubinetto è molto più alto di 120 controlli in quanti anni? 10? Cioè, capisci? No, quelli sono anche l'acqua viene controllata, l'uscita, non dire solo questo perché li conoscevo la setta, loro fanno anche le analisi giornalmente. Ho capito, ma la mia è completamente diversa. Ma perché è diversa, perché preclude un determinato tipo di sperimentazione che deve essere a disposizione, e ci vogliono dei tecnici per se devono andare, e quindi non è che possono fare tutti. Non è fare una durezza, non è che ti devo contenuti in cloro, non è fare determinati cose. È una cosa un po' diversa. L'acqua è importante di più. Su questo non c'è dubbio. Però questo è un parametro, che non è un parametro chimico, è un parametro di una tua determinante esterna. Ti potrei fare esempio, i parametri normali di questa etichetta vengono controllati. Qualche anno fa, anzi diversi anni fa, c'è un problema della terapia della simatina, che erano dei pesticidi che c'erano nell'acqua. Erano presenti. Cosa è successo? Che ce ne hanno talmente tanti che le normative loro le hanno alzate sempre questo limite. Poi per fortuna hanno cominciato a smettere un pochino di utilizzare e sempre se non lo sa. Ma non è il problema del controllo, perché il controllo è il fatto della mia giornalità. Ma deve esserci tutto, non è che tu mi dici, sai, non ci sono batteri, quindi stai tranquilla, se poi c'è una percentuale di amianto, forse preferisco il batterio piuttosto che l'amianto. Scusa. No, io ribadisco che a mio avviso, questo è condiviso da molti di voi, se non tutti, il fatto che siano 12 controlli all'anno, i 3 controlli che vengono fatti dove l'acqua esce dal contabilizzatore, mi sembrano pochi, mi sembrano molto pochi. Io? Non ho delle grandi statistiche, però so che tutti i processi che ho fatto per l'amianto dell'ASI, tutta gente aveva dei filamenti nei polmoni, sempre con una semplice radiografia. Non mi risulta che nessuno sia malato di tumore al stomaco o ad altre parate intestini. Allora io non sono medico, non so se qualcuno in sala che sa rispondere. È semplicemente perché quello che ingeriamo lo espediamo esattamente come espediamo il grasso di prosciutto oppure c'è un altro meccanismo? No, perché tu lui aveva detto che è un problema fisico e non chimico, no? Potrebbe essere che effettivamente il problema dell'ente ingerito è molto 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 inferiore a quello che dovevo spiegare. Poi adesso ci sono, definisco, c'è un passaggio della risposta era che guardava di esame come lo sono posto, credo, in maestranze. Sì, cioè soprattutto su quelli che fanno quegli interventi, esatto, di sostituzione dei tubi, c'è una procedura particolare per cui lo fanno fare a mente esterna. Posso dirti una cosa? Se anche fanno i controlli, ipoteticamente ti trovo una patologia vascolare, purtroppo non c'è cura, quindi anche fare un tumore al polmone non c'è cura. Ma quello che dice io che si vede il filamento? Ma il filamento lo devi con la microscopia la risoluzione, lo devi con la microscopia, si può andare a niente. Va a fare i raggi, vedo
No. Noi usiamo filo, cioè l'intelligenza di comunità, l'asito però sono finalmente. No, non si vede. Dopo si vede una. No, vedi la nano perché fronte a poco si crea del tessuto, ma quello che vedi soltanto è l'incentro elettronico. Comunque sul fatto che sia meno dannoso inserito che sui latte, questo possiamo asserire negli ultimi 6 mesi, cioè che quello che spirato ha creato un risultato di una flea, quello è stato scientificamente dimostrato, tant'è che tutto l'amianto in superficie da anni viene smantellato, rimosso. Il problema è che quello ingerito sicuramente crea meno problemi, ma sicuramentissimamente è stato molto meno studiato. Quindi si sta iniziando adesso e insomma speriamo che non si scopra, che è vero che non crea di sotto una pleura, perché sennò ce l'avremmo tutti, però speriamo che non si scopra fra degli anni che c'è, parlavamo della tiroide ad esempio, tiroide quanti sono i casi? Si scoprisse che è direttamente collegato, ovviamente. Anche le patologie tumore colore che negli ultimi anni si sono veramente, dai dati che mi avevano detto, perché io non li ho, quindi dei medici si sono veramente mantenuti. Poi ripeto, dipende dalla persona, a me ho creato un problema, vedo la collettura, vedo lo stesso corpo, non succede niente, quindi è proprio una povera persona, proprio povera che mi capita, e quindi invece. Perché me, un'altra cosa che sono gli studi di ricercatori inglesi, è stato trovato con una correlazione tra l'amianto respirato e l'insorgenza di problemi cardiocircolatori, che sono gli studi di ricercatori inglesi. Anche questi sono stati pubblicati nel sito del studio. Quindi l'amianto veramente ha uno spettro di 160 gradi, da questo punto di vista. Chiedere a parlare, chiedo. Una riflessione che oltre al grande problema della salute c'è anche un problema etico, perché noi abbiamo tubazioni di anni 60, 50 che c'è uno spreco d'acqua che è altissimo e ci costa tantissimo, e quegli interventi, perché 1500 interventi sono altissimi, cioè li paghiamo direttamente, non ce ne accorgiamo sulla bolletta. Quindi secondo me l'amministrazione collega deve fare un piano ampio, pensare al beneficio sulla salute, agli interventi e allo spreco, ma non so se ci ha mai pensato fare per dire che questi 250 milioni di euro vengono poi risparmiati, una parte, ma so di certo che i costi di manutenzione sono altissimi, veramente alti. 2500 rotture in 6 anni corrispondono praticamente a 350 interventi all'anno, si può dire? Praticamente non dico uno al giorno, ma siamo vicino, quindi i costi di queste cose qua vorrei sapere quanto deve costare un giorno lavorativo. Esatto. Non è solo per le rotture. Il fatto che l'assessore mi abbia detto non abbiamo mai parlato alla giornata di questo con ERA, quindi non gli abbiamo mai chiesto dettagli correttivi, secondo me già questo è un tema su cui dovrebbero lavorare, cioè avere un'idea seria e definita di quello che sarebbe il lavoro, di quello che sarebbe la spesa. Poi ripeto, adesso l'ho detto 3 volte, ma no, potrebbe essere vestito internamente, infatti anche questo quando eravamo fuori al microfono con il sindaco, era una delle cose che io dicevo, e poi ripeto, l'ho detto 3 volte, che tende un po' una parte da un comune anche piccolino, inizia a fare questo intervento. Sì, anche partendo da quello che ho detto adesso, c'è un discorso di efficienza, perché comunque l'acqua fondamentalmente è gratuita, cioè parte un po' di chimica, ma l'80% del settore acqua deriva dall'energia elettrica per sollevarla e spostarla, quindi se partono 100 litri e ne arrivano 70 al rubinetto, c'è un 30% di energia elettrica che tutti gli anni viene perduta, quindi il fatto che comunque al di là dell'aspetto di salubrità deve essere sostituito è perché intanto non è eterno come la pietra romana, quindi bene o male deve essere sostituito, perché più di tanto non lo puoi rattoppare. E
poi come diceva lui c'è un discorso di efficienza, perché c'è un 30% di energia elettrica che al di là dell'acqua, che l'acqua non costa tanto, più che altro la chimica, quel po' di mal grosso è materia. Vediamo poi affermato un discorso. No, volevo fare una domanda al signore del cuore, no, se ho capito bene, tu hai detto, cioè hai proposto una bella idea, se ho capito bene, quindi se ho capito male di no. E niente, praticamente dai ricavi che si hanno dall'utilizzo dell'acqua, che dovrebbe essere pubblica, ma è in mano a un gestore, questo qua, e trovare i fondi per diciamo, cambiare l'occupatura, dagli utili. Dagli utili, infatti. Allora, ci ho pensato, forse in questi fondi è praticamente uguale dire pagare 2 euro in più la bolletta per 20 anni e rifacciamo oggi le curature. No, no, ma io intendevo, se si vuole far passare, perché navigando nella rete ho letto che c'è chi propone leggi del genere, adesso non mi ricordo se nel movimento di altri gruppi, che si vuole far passare l'idea che l'interrogatore dell'acqua, degli acquedotti, dell'acqua pubblica non può avere, trarre utili dal servizio che fa, quindi può trattenere solo le spese, e quindi no. Sono il mondo mio, lo so, però sono solo io, capire che restituisce 15.000 euro. No, però sì, visto che si può far passare il concetto dell'acqua è un bene pubblico privato, allora si potrebbe dire, voi avete le concessioni, va bene, una parte degli utili li dovete destinare alla produzione, alla sostituzione delle tubature, perché tanto il costo degli operai, il costo di tutto il vostro apparato viene già pagato dalla bolletta, è inutile, è surplus, visto che noi diciamo che l'acqua dovrebbe essere erogata da enti pubblici e non da privati, l'ente pubblico non deve fare, deve tirare su solo le spese, è questo che ripete noi. Voglio bene, allora devi sapere che la sanità è organizzata su base regionale, non su base nazionale. Quindi in teoria, cioè su base statale puoi dare delle direttive sulle quali le regioni possono decidere automaticamente, autonomamente, se è applicato o meno. Come principio il tuo è giustissimo, giustissimo. Non credo che a livello nazionale possa fare una filiale del genere. Mi informo, ma non credo, anche perché come tu pensai il referendum è passato. Tu hai visto qualcosa? No, appunto perché è passato il referendum, che vorrei vedere se insistere qualche cosa si riesce a tirare fuori. Guarda, mi dispiace. Era non potervelo far vedere se mi censo, ma il Movimento 5 Stelle, tu immagini che un arco del Parlamento formato da 10 piccoli semiarchi, il Movimento 5 Stelle ne ha due. E Beppe, ascoltami, quando ho fatto lo tsunami tour, cioè dicevo delle cose che dicevo, beh sì, è così, cioè non può non essere così, e invece no, non lo era. Che davvero uno non ci crede, perché lui diceva o l'idea è giusta e si vota o non è giusta e non si vota, ma non è così, perché o l'idea è giusta e si vota o l'idea non è giusta e non si vota, o è l'idea del Movimento 5 Stelle, e perché è del Movimento 5 Stelle ci sono due archetti verdi e poi ce ne sono 8 rossi sempre. E quindi poi ci dicono, ma voi non incidete, voi non sapete che incidere, dovete mischiarvi con gli altri. Per fortuna che non ci mischiamo.
per fortuna, quando abbiamo fatto occupazione sul tetto di Montecitorio sarebbero entrati, solo che la polizia lì non può entrare. E dentro Montecitorio c'è anche una banca che fa parte del gruppo San Paolo, se non ho capito male le acquisizioni, la parte che non è. Praticamente chi ha il conto lì dentro, non noi, che abbiamo il conto fuori, può fare bonifici che arrivano dallo stesso, può accedere a mutui agevolati, può fare un po' quello che vuole, perché tanto è la banca all'interno di Palazzo Montecitorio, ma dentro al Palazzo Montecitorio non può entrare la polizia, guardia di finanza, carabinieri, non ci possono entrare. E ci sono solo due razzi con la spada così, che sono diventati i miei migliori amici, che quando entro li vedo sempre in piedi, stanno in piedi tipo 8 ore al giorno, cioè 8, magari 8, facciamo anche le nottate, come sapete. E ultimamente abbiamo, vabbè, ma perché devo fare? Cioè, no, sono... Il tema è la mia. Ok, allora, il tema è la mia. Torniamo sul pezzo. Allora, dovete sapere che sia io che Massimo Baroni abbiamo pronta la PDL sull'amianto. Massimo è andato a incidere forse di più, cioè più forse, però sappiate che io non è che ci sia andato a leggero. Comunque dovete sapere che il Movimento 5 Stelle ora ha, cioè se voi vi immaginate l'arco parlamentare, è fatto da 10 spicchi, 10. Il Movimento 5 Stelle ne ha 2. Ed era la prima forza politica nelle passate elezioni. E ho preso una Gilles. Molto bene. Che molto bene, e quindi domani sono a Cesena, perché ci hanno invitato là io, Michele Monterrey, e un altro parlamentare, Michele Dell'Orco. E niente, quindi là è un delirio. Io ho dei filmati da mostrarvi là, ovviamente i filmati li è dato fare. Non si può fare filmati, sono fuori legge, arrestati, non mi possono nemmeno arrestare. Poi che cosa? Ah, poi altro, un'altra bella cosa, come sapete. Ah no, chi è che mi aveva chiesto di Brunetta prima? Io. Un ragazzo mi aveva chiesto Brunetta se era veramente diversamente alto. Sì. Però siccome non si fanno mai questioni sulla persona fisica, a meno che sia io, e soprattutto quando alle 1:15, dopo che sono alle 9 a palazzo, no, forse anche 8:30. E alle 1:15 di notte e ho sbagliato a leggere il documento, a leggere la riga, quindi buffone, ritirati, chi ti ha scritto il foglio, non sai leggere, ma sei andato a scuola. Io! Ma vi immaginate, quest'anno, a gennaio, la mia tesi di laurea che feci 11 anni fa. Sì, il tema. No, ma sai che c'è? No, comunque volevo ringraziare Massimo e poi chiedermi anche il contatto di quello, ti ricordi lo spettacolo teatrale che andavamo a vedere con il Movimento 5 Stelle Bologna, dove praticamente dicevano alla fine che a Napoli molti baristi avevano appeso l'insegna: se vuoi costare di più il tuo caffè, pagalo da te. Ti ricordi che c'era? Lei la devo ringraziare, la devo ringraziare, ti spiego perché. Perché dopo che mi hanno preso per in giro, diciamo, hanno offerto tutti i caffè. No, quasi, dai, vieni che ti offro il caffè, vieni che ti offro il caffè. Ma veramente, vieni che ti offro il caffè. Allora io, qual era la mia tecnica? Era, guardi, sto pensando se prendo il caffè o meno, però ero in gola, guardi, non so se prendo l'acqua, il caffè, adesso poi ci penso. Poi intanto la cosa andava avanti, andava avanti, andava avanti, andava avanti. Quando arrivavo come penultimo io, lui si girava e diceva: allora? E io, guarda, non
poi lui pagava e dopo toccava a me un caffè, per favore. Ma è tutto così, è tutto così. Già voglio dire qualcosa e poi chiudiamo. C'era anche il signore là che aveva finito. Una cosa. Due cose. Una osservazione sul fatto delle dimensioni di questi miglioramenti. Cioè oggi si parla molto di dimensioni sotto il micrometro, quindi in aumento anche. Il fatto di sapere anche quali sono le dimensioni mi interessa, perché oggi una delle problematiche di tutti i giorni sono dalle spalle dell'aria a quelle che sono le polveri sottili, a quelle che sono le nanoparticelle, queste particelle che vanno a interagire con le cellule, perché sono 10-15 nanometri. Questo è un aspetto che forse un po' risponde alla domanda, ma nello stomaco cosa fanno? Insomma, se entrano nello stomaco sostanze di queste dimensioni qui possono infilarsi e rimanere in tanti posti. Questa è un po' la mia prima osservazione. L'altra è non può portarvi una cosa che è comunque qui di Bologna, cioè uno studio seguito poi da un docente Pesce Ciancia che ha portato a un primo prototipo per il discorso del recupero e dell'utilizzo del, giustamente tu sottolineavi, l'amianto non va seppellito, ma va utilizzata. Lui è uscito con due scarpe speciali, che sono dei rifiuti speciali che sono il seno del latte e l'amianto, a condurre, a sciogliere praticamente quella che è la parte carbonica del cemento amianto, avere con questo lactobacillus i filamenti e poi portare i filamenti con una temperatura elevata a diventare sostanze utili. Quindi produce da due scarti a costo, cioè che avrebbero dei costi di gestione, prodotti vendibili anche di alto valore, perché i metalli di cui fuori tra l'elettrolisi da quello che rimane dall'amianto in questa soluzione che lui tira fuori hanno dei valori, insomma è preso roba di lui comunque hanno fatto il primo a Friuli, sono il primo imprenditore che è partito a fare questo primo, questa prima applicazione. Io sono molto contento della scritta di questa informazione, se non ce l'avete mai in modo tranquillamente di contattato Giorgio, ve lo chiedo, non riesce il suo sistema perfetto. Quindi è una cosa di adesso, quindi per esempio se si parla di come dare o tirare fuori delle idee, si parte anche da come utilizzare gli scarti. Lui ha sottolineato, non seppelliamoli, però se oggi si deve andare a intervenire su un sito di smaltimento che ha ovviamente, io dico mafia, ma nel senso gestioni locali che probabilmente sono intoccabili per certi versi, forse quando salta fuori un progetto che è inequivocabilmente eco, compatibile, nonché utile per recuperare anche del denaro, che poi a quel punto se riesce a produrre prodotti vendibili, riesce a recuperare denaro, forse i costi si abbattono, forse si riescono a fare delle proposte diverse, e io vi invito semplicemente a questa solina informale, per cui io vi porto solo queste informazioni. Adesso chiudiamo la serata, perlomeno lasciamo andare Massimo che può andare a casa. Giovanni, quando c'è nel tema della salute pubblica c'è un principio che è il principio di precauzione, quindi essenziale. Quindi se noi abbiamo, iniziamo a avere dei dati che possono convergere, così prima parlavo della scienza di Reggio Emilia, già questo può essere interessante, molto delicato. C'è un'altra cosa da dire, che era, non è che noi dobbiamo chiederci se era può spendere, cioè era non può non spendere. Questo è il senso per il quale dobbiamo agire, perché era è titolare della gestione proprio dell'infrastruttura, giustamente visto che non può ancora per il momento non detiene la proprietà dell'acqua, è proprietà per legge della struttura della distribuzione dell'acqua e quindi era non può non fare affittamento se ci basiamo sul principio di precauzione e ovviamente con dei dati tecnici portare avanti, dovete fare anche le cardinature se costano veramente così poco, metterci in contatto anche con gli scienziati per i quali stanno lavorando in casa. Quindi questo è un ragionamento che secondo me dobbiamo perseguire, il principio di precauzione per la salute pubblica e che era non può non fare questo. Poi gestire a lei se investire 10 milioni all'anno, 10 milioni all'anno, 250 ovviamente, anche in base alla propria spesa, ma non può non farlo perché per legge detiene, tra virgolette, un monopolio che ha a che fare con la salute. Io vi ringrazio, non so quanto tempo abbiamo ancora la sala, però è stata una discussione interessantissima, che ci ha dato degli spunti molto molto validi su cui lavoreremo con la sanità,
contatto con tutti quelli che stiamo contattando e agganciando per approfondire sempre di più il tema. Adesso vado a bere un bel bicchiere d'acqua e poi sì, ci vediamo prossimamente. Grazie a tutti. Ecco, tenete conto che noi in questo ora andiamo a mangiare. Vero, mamma mia. Avete delle altre domande? Tempo, il terzo, il nuovo così? Ah, Lucio! Una sola considerazione. Prima il signore ha detto i problemi del costo della ristrutturazione. Facciamo un'analisi sul costo di mantenimento di un malato, gli interventi di rimozione di tutto quanto, perché quello è il costo che va a influire moltissimo, perché non ci si rende conto che inizia un problema con l'amianto. A Bolzano stanno iniziando a fare delle relazioni e delle... stanno iniziando. Quando io ho avuto dei problemi in relazione probabilmente all'amianto, non è sicuro ma è quasi certo, si iniziavano a fare dei convegni sul tumore al colon, qualcosa di questo genere, perché poi alla fine è una terapia lunga, prevede da parte dello Stato l'intervento di un'equipe per una rimozione di un colon di qualsiasi parte che comunque è tumorale, e queste sono cose da considerare. Poi per quanto riguarda l'acqua, non è solo l'acqua che si beve, una doccia, la pasta, qualsiasi cosa, il contatto con l'acqua. Grazie. Allora, vi saluto, grazie a tutti, grazie per aver partecipato. Voi se avete desiderio, potete provare appena secondo la mia linea, secondo me ci finiamo qua, e ci sono i gruppi di lavoro, fatto il gruppo di questa ragazza, grazie a tutti.